l'obiettivo del progetto, quindi dare sicurezza ai consumatori e soprattutto digitalizzare, come dicevamo, i progetti di tracciabilità e rintracciabilità del pescato, quindi dalla barca che lo pesca fino alla nostra tavola e viceversa, quindi è fondamentale la sicurezza di ciò che viene pescato e la valorizzazione del nostro prodotto per la piccola pesca costiera del settore ittico del territorio. Sia i ristoranti che le pescherie avranno il QR code, quindi il consumatore scaricando dallo store l'app Blockchain Consumer potrà scannerizzare il codice, inquadrare il codice e quindi avrà certezza quel prodotto, quel pesce che sta degustando, quel pesce che sta acquistando, dove è stato pescato, quale barca l'ha pescato, chi l'ha trasportato, chi l'ha acquistato, quindi potrà vedere tutte le informazioni della filiera tramite la procedura Blockchain. Blockchain i cui dati, è importante dire, non sono modificabili, quindi ciò che viene inserito rimane e quello è. Io intanto sono il presidente di una cooperativa di pesca che è la prima cooperativa che c'è a Marinella di Serenunte che fa compartimento di Maserata al Vallo. Devo dire, per natura il pescatore è molto scettico nell'innovazione, nel portare avanti delle cose che fra l'altro io vedo utile per un futuro, visto che già sta cambiando tutto completamente le impostazioni anche della pesca. A Marinella di Selinunte in particolare hanno aderito subito i miei pescatori, io li considero i miei, io mi definisco pure pescatore, quindi ecco perché dico i miei pescatori, hanno aderito, diciamo, in massa. La considero importantissima per un semplice fatto. Quando arriva il pesce dalle barche e viene venduto, molti, approfittando della freschezza del prodotto locale, usano e vendono prodotti che completamente diversi, che non hanno niente a che fare con la pesca locale. Questo, io credo che nel futuro, dare questo marchio e quindi riuscire a far portare a conoscenza del consumatore che come può essere garantito il pesce locale sia assolutamente fondamentale. Sì, esattamente, il progetto Blockchain, dove il Comune di Mazara del Vallo è partner, ha come obiettivo principale quello di sviluppare delle tecnologie innovative da fornire alla piccola pesca artigianale, ma questo nell'ottica di una migliore tracciabilità del prodotto che garantisce al consumatore finale sulla origine del pescato e sul percorso che il pescato è arrivato fino ad arrivare a tavola. Quindi questa innovazione è un'innovazione sicuramente tecnologica perché utilizza una tecnologia come la blockchain, ma nello stesso tempo in qualche modo garantisce i consumatori nella consapevolezza di un prodotto sicuramente sano e anche genuino. Già è stata implementata la tecnologia, è stata trasferita ai pescatori le procedure per utilizzare questa tecnologia, sono state fornite dei kit che utilizzeranno appunto per il tracciamento del pescato e contestualmente si è anche attivata un'azione pilota nel Comune di Mazara del Vallo col coinvolgimento di chi poi dovrà utilizzare questo pesce, cioè i ristoranti, le pescherie e fino a arrivare al consumatore finale. E questo nell'ottica anche delle novità normative che l'Europa ha introdotto in questi giorni, che obbligherà nei prossimi anni la piscola pesca a fornirsi di queste tecnologie per poter garantire appunto il consumatore finale. Quindi siamo stati in qualche modo, abbiamo anticipato in qualche modo quello che poi la normativa europea e successivamente italiana richiederà appunto a questo settore. È un progetto che il distretto in partenariato con il Comune di Mazara e con altri partner tunisini sta portando con la finalità di valorizzare la piccola pesca di questa parte della costa. È un progetto in cui si metterà in atto tutta la tracciabilità da parte della piccola pesca e poi a seguire verrà realizzato un marchio per poter valorizzare e commercializzare questi prodotti.
Il distretto chiaramente è particolarmente felice di poter partecipare a questo progetto, perché questo è nelle corde del distretto, negli obiettivi del distretto, quello di poter valorizzare al meglio i prodotti della filiera ittica siciliana.